Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Mosca e Vita. Come vedete questa postazione ormai è diventata la mia postazione per fare video informativi. Iniziamo subito con il video su appunto questa trasformazione da skinny fat a fisico muscoloso nel minor tempo possibile. Molti di noi con la genetica meno buona siamo affetti da una condizione che in inglese si chiama skinny fat. Con la maglietta sembriamo magri, ma senza maglietta rivediamo un fisico abbastanza molle e soprattutto con uno strato di grasso sulla pancia e sui fianchi. Siamo magri, ma non abbiamo gli addominali, abbiamo le maniglie dell'amore e magari non abbiamo nemmeno tanti muscoli. Io ero così, direi magari, sì, prima di proprio prendere seriamente la palestra, magari 3 anni fa, io ero proprio con un fisico così, non sapevo che cosa fare, se fare massa o se dimagrire, perché mi vedevo veramente molliccio, magretto, senza un muscolo, non sapevo cosa fare. Quindi in questo video, in questo momento voglio rispondere che cosa mi converrebbe fare, fare massa o definirmi. Come sapete, fare una ricomposizione è una cosa difficile e spesso prende tempo e soprattutto molta molta cura nella dieta. Per questo dobbiamo prendere questo processo come uno stage a 2 passi. Non, io consiglio magari di non fare una ricomposizione in cui provi sia a mettere massa muscolare che a bruciare i grassi nello stesso tempo, perché la ricomposizione fisica è un processo lungo e devi essere super super accurato con la dieta. Quindi, diciamo che è un processo a 2 passi. Fare massa magra per un periodo di tempo per costruire una buona, solida base muscolare e poi intraprendere un cut, un periodo di deficit calorico, una fase di definizione per bruciare il grasso accumulato e rivelare un fisico finale atletico e muscoloso. Oppure il contrario, fare una fase di definizione in cui bruci più grasso possibile, diventando anche un po' più magro e piccolo per forza di cose, per poi riprendere forte con una lunga fase di presa di massa per arrivare al fisico muscoloso. Come vedi è un processo a 2 passi e spesso abbiamo questo dilemma, ce l'abbiamo tutti, ce l'avevo pure io: vogliamo bruciare i grassi ma abbiamo paura di diventare ancora troppo magri se lo facciamo subito, oppure vogliamo mettere massa muscolare ma abbiamo paura di ingrassare. Per decidere ti consiglio di seguire questi passi. Prima cosa in assoluto, scegli soprattutto in base a come ti vedi tu. Sai che il processo sarà a 2 passi. Preferisci prima ingrassare di poco mettendo su muscoli, diventando più grosso, oppure prima bruciare il grasso se ne hai tanto per poi fare massa? In questo momento cos'è che vuoi tu, skinny fat? Vuoi essere più definito o più grosso muscolarmente? Non pensare a quello che ti dicono gli altri, i tuoi amici, la tua ragazza, la tua famiglia. Che cos'è che vuoi tu per sentirti meglio? Una volta che hai risposto a questa domanda, sai già praticamente che cos'è che vuoi fare e in che passo di questi due iniziare. Se hai ancora dei dubbi o vuoi un mio consiglio, allora io ti consiglio di seguire i passi seguenti. Se sei più magro che grasso, ovvero sei al di sotto del 14-15% di massa grassa ma non hai tanti muscoli, allora ti consiglio di costruire la massa muscolare e iniziare una fase di presa di massa. Questo per quale motivo? Mentre bruciare i grassi è un processo che ci vuole 2-3 mesi, è più veloce, magari 30 ai 90 giorni per bruciare parecchi chili di grasso, per costruire una solida muscolatura impieghi come minimo 6 mesi e anche numerosi anni di palestra, se sei un lifter naturale. Perciò prima inizi a costruire la massa muscolare e meglio è, più velocemente arriverai al tuo punto di arrivo. Per questo, se sei sotto il 14% di massa grassa e non hai un bisogno tale da volerti definire in primis, ti consiglio di fare massa. Altrimenti, se sei più grasso che magro, ovvero sei di sopra il 16% di massa grassa, ti consiglio prima di diminuire la massa grassa per qualche mese, per poi fare un lungo periodo di presa di massa. Questo per quale motivo? Se tu sei già al 16% di massa grassa e inizi la fase lean bulk, arriverai facilmente, più velocemente, ha una percentuale di massa grassa elevata in cui non ti sentirai bene. Per questo motivo, se sei sopra il 16%, io consiglio prima di definirti per magari 2 mesi, per poi iniziare una molto più lunga fase di presa di massa che magari dura persino un anno o più. Quindi prima definizione e dopo fase di presa di massa. Nota bene, questa è una nota in particolare: se tu sei un giovane ragazzo in via di sviluppo e stai crescendo, ovvero sei un adolescente, c'hai gli ormoni a palla, il tuo corpo, ricordati, ha bisogno di nutrienti. Io personalmente, tanta gente viene e mi dice: ah, il dietologo mi ha messo a dieta, nanà, e io faccio: quanti anni hai? E mi rispondono: ho 14 anni. Allora, sicuramente il dietologo ne sa meglio di me e ne sa più di me, ma io parlo di esperienza personale. Io ti metterei sempre e comunque in un lieve surplus per farti mettere sulla massa e per farti crescere al tuo massimale del potenziale, anche di altezza. Io ho fatto l'errore di buttare via gli anni di crescita dando al mio corpo troppe poche calorie, restringendo troppo i carboidrati. Per tutta la mia adolescenza avevo una fobia assurda di ingrassare se mangiavo i carboidrati. Già mi vedevo con le maniglie dell'amore, leggendo le cose su internet, pensavo che i carboidrati mi avrebbero reso ancora più grassi
e quindi ho ristretto le calorie per tutta la mia adolescenza e soprattutto i carboidrati. Mi avevano detto che sarei diventato alto, 1,81 m, 1,82 m, però in questo momento sono 1,79 m, 1,80 m. Adesso non so se è dovuto a quello, magari no, ma sicuramente se tu restringi le calorie proprio nella fase di crescita massima del tuo fisico, quando sei un adolescente, rischi di non magari arrivare al tuo potenziale massimo. E per questo motivo io, se sei un ragazzo giovane, anche se sei intorno al 15% di massa grassa, ti farei fare un periodo di massa per poi definirti. Spero quindi che con questi due punti sei riuscito a capire più o meno che cosa fare. Se ti senti e ti vedi troppo grasso, allora ti consiglio prima di definirti per poi fare una fase di presa di massa un po' più lunga. Se invece sei già abbastanza magro, vuoi vederti un po' più scolpito, allora ti consiglio di fare una fase di presa di massa, perché anche se non hai gli addominali, in una fase di presa di massa in cui costruisci gli addominali, costruisci i muscoli, vedrai che sarai molto molto meglio di fisico, soprattutto se lo fai in modo buono, senza un surplus di calorie esagerate, ma in un lean bulk in cui minimizzi il grasso in eccesso che metti e massimizzi la massa muscolare magra. Ti ricordo, finendo qua, una volta che hai deciso lo step con cui iniziare, che per fare massa in modo pulito devi essere in un lieve surplus di 200 calorie al giorno, 200-300 calorie al giorno, io inizierei da lì. In questo modo aumenterai la massa muscolare senza mettere su grasso in eccesso, mentre per il secondo step, per definirti, devi essere in un deficit calorico di dalle 300 alle 500 calorie giornaliere. Ovviamente 500 calorie di deficit bruci più grasso più rapidamente. In questo modo diminuirai prima la tua massa grassa e, se rispetti il giusto apporto di macronutrienti e se segui un allenamento fatto apposta ottimale per noi lifter naturali, allora riuscirai a mantenere anche la tua massa muscolare, quel poco che ne hai, però riuscirai a mantenerla bruciando i grassi. Ricapitolando, io consiglio a tutti gli skinny fat lo step by step transformation, la trasformazione passo per passo. Ricordati, puoi fare la ricomposizione, ma è difficile, devi essere super accurato col cibo, non tanta gente ci riesce ed è un processo lento. Io ti consiglio invece di decidere che passo seguire, se bruciare prima i grassi e mettere su la massa muscolare, decidere quale fare per prima cosa. Ricordati, per bruciare i grassi è un processo rapido, si tratta di 30-90 giorni, per mettere la massa muscolare si tratta di 6 mesi, un anno, 2, 3, 4 anni, dipende a che punto vuoi arrivare col tuo fisico. Detto questo, spero che ti sia piaciuto questo video, qualsiasi domanda, io praticamente ero uguale a te, quindi se hai qualsiasi problemi scrivimi, ti posso dare un mio consiglio, anche se vedo una tua foto posso più o meno capire e intuire se ti converrebbe fare prima la presa di massa e poi bruciare i grassi. Quindi se tu hai avuto dei problemi col tuo fisico, ti reputi un po' skinny fat, non sei troppo muscoloso e magari non hai nemmeno gli addominali, non sai che cosa fare, sei in quel punto di stallo, non ti preoccupare, ci sono passato anch'io, siamo passati tutti noi con una genetica meno che ottimale. Quindi mandami un messaggio, mi raccomando, se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti al canale. Detto questo, ti voglio ringraziare se sei arrivato fino a qua, buttaci un like, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.